cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pineta Sport. Si sono svolti domenica 19 gennaio i campionati nazionali per la categoria dell'Axi, manifestazione organizzata del Veloclub Belgioioso Team Scarini. Come abbiamo visto dalle immagini, giornata piovosa che ha complicato di molto il compito degli atleti che hanno dovuto combattere contro il fango e la pioggia che non ha mai smesso di cadere per tutta la durata della manifestazione. Gare che si sono svolte attorno alle mura del castello della città. Andiamo a vedere chi sono stati i neocampioni nazionali. Mentre scorrono le immagini della prima gara che ha visto alla partenza le categorie dei Super Gentleman A, Super Gentleman B, debuttanti, primavera e donne. Andiamo a vedere le varie classifiche. A vincere nella categoria dei Super A è stato Giovanni Porro, portacolori della Cucine Comprex. Seconda posizione per l'ossolano Lucio Piruzzini, tesserato per l'Albertoni Rubinetterie di Gozzano. Terza posizione ha concluso Marcellino Zanolla. Per la categoria dei Super Gentleman B, la vittoria è andata al Veneto Giovanni Bertoldo, che ha preceduto Claudio Guarnieri e Angelo Fioramanzo. Per la categoria dei debuttanti, a vincere è stato il vercellese Michele Gelli, portacolori del Team Oliva, che ha preceduto Luca Gasparini, Federico Stani e Riccardo Rimoldi. Per la categoria Women 1, a vincere è stata Cristina Cortinovis, seconda posizione per Sabrina Masin, terza posizione per Samantha Profumo. Per la categoria Women 2, a laurearsi campionessa italiana è stata Tiziana Corazza, che ha preceduto Barbara Fanchini e Simone Tossi. Per la categoria Women 3, a vincere è stata Clara Perletti, seconda posizione per Pantesotti Gina. Ma andiamo a sentire le impressioni dei vincitori. Per i debuttanti Gelli e per la categoria Women 1, Cristina Cortinovis al microfono di Gianluca Caputo. Eccoci qua, Gelli Michele, campione italiano categoria debuttanti, complimenti. Com'è stata la gara di oggi? Era dura, soprattutto il punto da fare a piedi, tutto il fossato, era tutto da spingere, si sprofondava almeno di una spanna con i piedi e poi sollevarli gli ultimi due giri era durissima. Benissimo, però tu hai fatto la differenza, dove hai capito che potevi portarti a casa il titolo? Subito dopo il fossato, in quel pezzo delle gradinate, riuscivo a rilanciare leggermente di più e quindi uscivo più veloce. La dedica. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A mia mamma. Benissimo, allora Cortinovis Cristina, vincitrice categoria Women 1, ex donne A, com'è stata la gara di oggi? Ma all'inizio pensavo di andare male perché avevo un po' le gambe dure, poi nella corsa a piedi vedevo che non facevo tanta fatica. Sulla scalinata ho cercato di passarla e sono andata piano piano. Benissimo, dove hai visto che potevi effettivamente portarti a casa il titolo? Dopo la scalinata a piedi ho detto adesso provo piano piano, poi quando ho preso un centinaio di metri ho detto posso farcela. Benissimo, allora complimenti a Cortinovis Cristina, campionessa italiana Women 1 Raglia. Dopo l'intervista di Gelli, vincitore tra i debuttanti, alla Cortinovis, vincitrice tra le Woman 1, passiamo alla seconda gara della giornata che vede alla via le categorie Gentleman e i Primavera, categoria promozionale che va dai 10 anni fino ai 15. Correranno sulla distanza di 3 giri del percorso che misura poco più di 2 km. Mentre la categoria Gentleman, per i nati dal 1959 fino al 1966, correranno per 50 minuti. E con le immagini siamo alla conclusione del primo passaggio quando il portacolori dell'Albertoni, Massimo Valsesia, transita con un bel vantaggio superiore a 25 secondi sul lombardo Angelo Tosi, poi leggermente più staccati Massimo Suardi, Mauro Sedici e Angelo Borini. Cavalcata solitaria per il piemontese, residente a Paruzzaro, Massimo Valsesia, che resta al comando dal primo all'ultimo giro. E taglia il traguardo e va a vincere la sua terza maglia tricolore. In seconda posizione Angelo Tosi, poi il modenese Massimo Suardi. Quarta posizione per Roberto Luisetto, quinto Mauro Sedici e sesto Angelo Borini. Mandiamo a sentire il vincitore al microfono di Gianluca Caputo, mentre vediamo l'arrivo della categoria dei Primavera, che ha visto la vittoria di Simone Ballini su Cristian Giusti, Thomas Beltrami e Nicolò Tumiati. Eccolo qua, Valsesia Massimo, vincitore categoria Gentleman, a Belgioioso, campione italiano. 300,
Intanto arriva Borini Angelo. Allora, com'è andata la gara di oggi? Quando si dice l'italiano è andata benissimo. Tanta fatica, tanto fango, tanto da fare a piedi. Si dice che la fortuna deve arrivare al momento giusto. Domenica al regionale non andavo avanti, ero uno straccio. Grazie. Ha vinto Angelo con merito domenica, io neanche secondo sono riuscito a fare, ero stanchissimo. Un'amica domenica è venuta a trovarmi a casa mia, Barbara Fanchini, mi ha dato un consiglio, sono andato a fare gli esami del sangue, mi hanno trovato il ferro a zero e questa settimana ho mangiato putrelle, ho mangiato tutto il ferro che avevo a casa, ho fatto cure di bistecche a tutto andare, oggi non mi sembrava avere le gambe, non ho mai avuto problemi. A piedi ho avuto tutta la stagione un problema al polpaggio, non mi sono mai allenato, a me piace correre a piedi, però quest'anno zero perché ho pensato che non sarebbe servito, invece oggi la gara si è risolta praticamente a piedi, ho fatto la mia gara regolarissima, sono caduto una volta a tre giri della fine, ho preso dentro un pallo, vabbè, non è successo niente. Il grande Tosi era un palo di ferro, è andato forte perché averlo sempre lì a 30 secondi è come averlo davanti perché non si sa mai, l'ho tenuto, è andata, ho rivinto l'italiano dopo un grosso problema che ho avuto al cuore, sono strafelice per la mia società, mia moglie che sta settimana mi ha sopportato dopo la gara di domenica, ha fatto una settimana d'inferno perché io morale a terra. Pallini Simone, campione italiano ciclocross 2014, oggi a Belgioioso. Sei contento di questa vittoria? Sì, sono molto contento. È stato bello anche il percorso, molto duro, specialmente nel fossato che bisogna fare tutto a piedi. Basta. Benissimo, dove hai visto che potevi effettivamente fare la differenza e portarti a casa il titolo? In partenza sono andato via subito e sono rimasto davanti. È stato tenuto sempre il distacco e ho vinto. Conclusa la seconda gara della giornata con la vittoria del piemontese Valsesia per i gentlemen e il lombardo Ballini per la categoria dei primavera. Passiamo alla terza gara che vede di scena i veterani. Dai 40 minuti della durata delle prime due competizioni si passa ai 50. Nelle prime fasi di gara ha visto due corridori, Davide Bertoni e Graziano Bonalda, avvantaggiarsi sul resto del gruppo. Mentre il modenese Davide Montanari, campione in carica, era costretto ad inseguire per un incidente meccanico. Inseguimento che terminava a metà gara, da prima raggiunge Graziano Bonalda e successivamente Davide Bertoni. Al suono della campanella vedeva il corridore della Max Team, Davide Montanari, con un vantaggio di un centinaio di metri sul pavese Davide Bertoni. Sostenuto dal tifo di casa andava ad impensierire il modenese, che però riusciva a contenere il ritardo del corridore della team RCR e si presentava da solo sul rettilineo d'arrivo e andava così a vincere per la quinta volta il titolo nazionale. Seconda posizione per Davide Bertoni all'ultimo anno nella categoria dei veterani, terza posizione per Graziano Bonalda, quarta posizione per Alessandro Monetta, quinto Roberto Della Torre. Ma andiamo a sentire il vincitore Montanari al microfono di Caputo. Vittoria consecutiva, quinto titolo italiano. No, grazie. Devo mettere anche quelli della Wisp. No, a parte gli scherzi. Questo sicuramente è stata la vittoria più sofferta. Bertoni oggi è stato un avversario veramente, veramente molto ostico. Non ha mai ceduto. Io sapevo che oggi era lui l'avversario da battere, correvo in casa e sapevo che lui avrebbe voluto fare bella figura, in più è veramente molto dotato in questa disciplina, per me è veramente un grosso onore essere riuscito a vincere oggi. Devo ringraziare i miei box perché mio papà e mio compagno Suardi mi hanno veramente aiutato tanto, ogni giro cambiavamo la bici, al secondo giro ho avuto un incidente, sono scivolato quando avevo attaccato che eravamo ancora in tre. Ho praticamente distrutto la ruota e piegato la sella. Il giro dopo, quando sono ritornato lì, la bicicletta era già efficiente al 100%, perciò è anche merito loro. Benissimo, quindi anche l'assistenza ha fatto la sua parte. In ogni caso è stato molto duro, visto la pioggia dei giorni scorsi e la pioggia di oggi. Dove hai visto effettivamente che potevi fare la differenza, potevi riuscire a portarti a casa il titolo? Quando alla fine eri proprio sicuro e tranquillo? All'arrivo. Benissimo. Veramente anche quando siamo entrati
l'ultimo giro qua sotto al castello ho sentito un tifo incredibile per Bertoni, perciò ho detto qua se anche solo ha un grammo di energie lui ne tira fuori due, perciò devo cercare di rimanere concentrato e non sbagliare. Comunque veramente onore al merito e un ringraziamento grosso al mio box e complimenti a Bertoni perché ha qualche anno in più di me, perciò vedo io invecchiando è sempre più dura, perciò lui ha anche qualche anno in più di me, veramente i francesi direbbero chapeau. Dopo le 5 vittorie consecutive ai campionati italiani di cross per il modenese Montanari, passiamo alla quarta gara e ultima che vede la partenza senior e junior. Per primi partiranno i senior, perinati dal 1975 fino al 1981, che hanno dai 33 ai 39 anni, mentre la categoria junior va dai 19 ai 32 anni, dal 1982 al 1995. A prendere il via per primi sono stati i senior, seguiti dopo un minuto dalla categoria degli junior. Già dalla prima tornata al comando della gara si forma un tandem con il modenese campione uscente Francesco Corradini, portacolore della Cicli Pengo, e il piemontese Ivano Favaro, che milita nelle file della Cicli Angaramo. Al suono della campanella sferra l'attacco vincente il piemontese Favaro, che allunga su Francesco Corradini. Il corridore della Cicli Angaramo si presenta da solo sul rettilineo d'arrivo e va a vincere il suo terzo titolo italiano. Seconda posizione per Corradini, che precede Claudio Pivotto, portacolore della Clamas. Poi Marco Colombo in quarta posizione. Quinta posizione per Francesco Barbazza. Nella categoria degli junior, dopo un avvio in sordina per il lombardo Andrea Bonollo, che da metà gara recupera terreno su Bravini, Ballini e Rizzotto e va a vincere l'italiano. Primo Bonollo, poi nell'ordine Manuel Ballini, Cristian Rizzotto, Paolo Bravini e in quinta posizione Gianluca Pivotto. Categoria senior, campione italiano 2014 ciclocross. Cosa mi dici della prova di oggi? È un bel percorso, forse era adatto a me, perché se no non sei arrivato a questo punto. È andata bene che c'era parecchio tratto da fare di corsa a piedi. È andato bene, per poco sono riuscito a stare davanti a Francesco, mi sono preso la rivincita di qualche anno fa di quando lui mi aveva battuto, forse sul primo anno, per cui siamo pari quasi. All'inizio non sei partito subito all'attacco, quando è che hai deciso di andare avanti e cercare di fare la differenza? Dunque la decisione me l'ha preso le gambe, io facevo sempre del mio meglio, all'inizio ero un po' freddo, probabilmente non riuscivo a prendere i giri come gli altri, piano piano mi sono scaldato e sono riuscito a stargli dietro. Benissimo, allora complimenti al campione italiano ciclocross 2014 Favaro Ivano, categoria senior. Bonollo Andrea, vincitore categoria junior, campione italiano 2014 ciclocross a Belgioioso. Com'è stata la gara di oggi? È stata una gara, all'inizio sono partito veramente forte, non riuscivo a tenere il ritmo dei primi, poi vedevo che su pezzo a piedi guadagnavo, ho iniziato a spingere forte lì, a lungo andare il vantaggio si è fatto sentire, insomma. Cosa ne pensi del circuito di oggi e dell'organizzazione? Beh, Belgioioso fanno sempre bellissime gare di cross, è organizzata benissimo, il tempo non è dei migliori e quindi il percorso è diventato poi quello che è diventato, però comunque ottimo percorso, bellissimo scenario. Concludiamo questo nostro servizio da Belgioioso con le varie maglie di campione nazionale per le categorie dell'Axi. Ballini per i Primavera, Gelli per i debuttanti, Bonollo per gli junior, Favaro per i senior, Montanari per i veterani, Valsesia per i gentlemen, Parro per i Super A, Bertoldo per i Super B. Per la categoria Women 1, Cristina Cortinovis, Women 2, Tiziana Corazza, Women 3, Clara Perletti, mentre la migliore società è stata l'Albertoni MRG, che ha preceduto la Cicli Pengo.